trovati vuoi pregare con noi a casa tua o in chiesa? Ci troviamo all'interno della cappella dell'ex convento delle Benedettine, in contrada San Giovanni e Lardia. E, e con noi i frati che oggi vivono in questo ambiente, e, i piccoli frati e le piccole suore di Gesù e Maria. Ho iniziato con questo incipit. Vuoi pregare con noi a casa tua o in chiesa? Perché? Perché nel passato ci siamo occupati di Fra Volantino e di quanti vivono oramai dal 2014 a Noto. Abbiamo fatto delle trasmissioni riguardanti anche le iniziative messe in campo, non ultima la mensa di San Corrado. Ma questa ecco, è stata per noi quasi una trasmissione voluta. Per il tema uh, veramente intrigante, eh, vuoi pregare con noi a casa tua o in chiesa? Ecco, saranno loro ad andare a recarsi nelle abitazioni di chi ha bisogno, di chi richiede una, me una messa, di chi vuole pregare con loro e quindi noi affronteremo questo argomento anche per capire ancora di più, per avere elementi utili da fornire a voi. Con noi sono Fra Volantino, Suor Benedetto. Suor Sara e Suor Teresa, bentrovati. Vi trovo sempre gioiosi, di volta in volta, ecco. È questa luce, l'immensa luce del Cristo che rallegra la vostra vita, e voi eh, rallegrate la vita eh, di quanti andate a trovare e visitare. Ecco, trovare e visitare cade proprio così a pennello. Questo vuoi pregare con noi a casa tua o in chiesa? Cosa vuol dire? Cosa significa? Ecco, cercando, eh, come ci insegna il nostro Signore, si trova. Allora prendo questo volantino, eh, significa questo: preghiera a domicilio. Perché questa preghiera a domicilio? Una proposta per stuzzicare, per provocare eh, le anime alla salvezza, eh, quella che è tipica della Chiesa cattolica, che proposta una salvezza piena. Perché come dice il Concilio Vaticano II, la Chiesa possiede la pienezza, tutta la pienezza dei mezzi di salvezza. Ora. Eh, in che cosa consiste questa preghiera che noi proponiamo a casa attivando in modo simpatico la promozione gratuita? Intanto è tutto gratis, non si deve pagare niente come al solito, eh, perché Gesù dice gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Allora noi gratuitamente abbiamo donato la vita per eh, andare a casa delle persone, non solo nelle strade, ma anche a casa, anche in chiesa, e invitare le persone a questa preghiera, che consiste nel o rosario meditato, meditando i misteri della vita di Gesù, o, o scegliendo qualche tema, dipende dal gruppo, che cosa eh, gli emerge nel proprio cuore, un tema teologico, si può approfittare anche della spiritualizzazione che ho fatto a Roma in teologia fondamentale. E quindi eh, porre delle domande e svilupparle. Oppure semplicemente una preghiera popolare che si conosce però tipo il rosario, meditante i del misteri della vita di Gesù, eh, è qualcosa che tutti cercano: che cosa? La pace. Perché San Pietro dice: A Dio um, in questo Gesù dice: eh, Sta la vita eterna. Che conoscono te l'unico vero Dio è colui che ha mandato Gesù Cristo. E San Pietro aggiunge, o spiega meglio: grazie a voi. E pace e abbondanza nella conoscenza di Dio e di colui che ha mandato Gesù Cristo. Quindi, se noi meditiamo i misteri con questo tipo di preghiera, allora è chiaro che noi approfondiamo l'argomento misteri della vita di Gesù e quindi la pace entra nelle nostre famiglie. E come è tipico del progetto Zaccheo, anche la salvezza entra in questa casa. Perché se uno non prega, se uno non medita, non capisce. Potremmo dire, tra virgolette, un dubbio di quello che è il cammino dell'avvento. Adesso questo è il periodo di avvento è un periodo di avvenire, c'è cioè qualcosa che, che attendiamo. No? Allora, eh, questo è un periodo non solo di coprire le buche della strada con gesti e gesti di carità, oppure spianare le colline dell'orgoglio, cioè le colline della superbia o le montagne dell'orgoglio, ma anche prima ancora di spianare di fare la carità, capire come fare la carità, sì, Sor Benedetta. Ecco, io vorrei rimanere proprio nell'ambito di questo progetto vostro, vuoi pregare con noi, sono anche degli incontri organizzati per più persone, andate non solo, come diceva Volantino, portate la preghiera all'interno delle case per avvicinare tante persone, la vostra opera, quella che fate anche lungo le strade, di fermare la gente, di pregare, di soffermarvi, di dare una parola di conforto, la portate anche nelle case, ma in questo caso c'è anche la possibilità di fare degli incontri con più persone. Sì, infatti come dicevi bene, noi quando facciamo questi inviti proponiamo comunque di avere un minimo di persone che partecipano alla preghiera, diciamo dai tre in su. Perciò ecco, abbiamo riscontrato anche che le persone, è un modo anche per organizzarsi nel quartiere, nel palazzo, invitare i parenti. E abbiamo avuto una buona risposta sinceramente per adesso e speriamo che ce ne siano ancora. Sì, sì. Grazie. Eh, Suor Teresa, eh, allora, a questo punto c'è cioè, il momento della preghiera, è il fulcro di quello incontro, oh, voi portate la parola di Dio all'interno di una casa, ma vi discostate poi dall'argomento propriamente religioso per affrontare anche i temi del giorno, i temi di attualità, un qualcosa che è successo e quindi le persone pongono questo tema per avere anche delle risposte, non dico delle certezze, ma per affrontare e avviare un dialogo. Sì, anche noi stessi proponiamo che oltre a questa preghiera del Santo Rosario Meditato, anche se hanno delle tematiche loro tipo perché la sofferenza, perché devo andare in chiesa, diverse domande che la gente ha, che noi ci chiede e che noi grazie alla formazione che abbiamo fatto possiamo dare la risposta. Grazie, Sor Sara, allora arrivato a questo punto potremmo fare quasi un bilancio di questa vostra attività che è partita uh, da poco tempo, cioè eh, eh, ci sono persone che eh, vi chiamano, ci sono persone che richiedono un momento di preghiera nelle loro case, nelle loro abitazioni, ci sono persone che si propongono anche per pregare con voi? Sì, oltre sia sì, la casa di lettura... E ci sono delle persone che già hanno avuto un primo incontro con noi e che richiedono un altro incontro e loro stesso organizzano anche, eh, se un giorno siamo stati a casa loro, poi andiamo del vicino o così, no? e quindi ci sono anche queste, queste famiglie che sì, vogliono ripetere questi incontri. Grazie. Volantino, oh, vorrei concludere con te perché? perché io ricordo nel passato, non è un passato remoto, è un passato recente, però ricordo quelle feste, le feste che non finiscono, le feste che si annunciavano anche durante un sabato per dire mentre tanti giovani vanno a ballare, vanno a mangiare la pizza, vanno a divertirsi, noi ci fermiamo anche noi con il divertimento. Perché è l'incontro col Cristo ed era la presenza di tanti giovani, di tante mamme, di tanti papà all'interno delle chiese di noto della cattedrale per un momento serale di forte preghiera per una festa che non finisce mai. Sì, diciamo che il tema. Continua, eh, quel tema non finisce mai perché eh, è l'escatologia eh, teologica, cioè l'escaton, le cose che parlano della fine. Quindi tutto ruota attorno a questo, attorno alla risurrezione di Gesù. Gesù nasce ed è importante perché Gesù è risorto. Gesù muore ed è importante perché Gesù è risorto. Facciamo la preghiera nella cattedrale perché Gesù è morto, ma soprattutto è risorto. E così anche questo, questa eh, preghiera, diciamo del rosario innovativo, che facciamo eh, nelle case, mantiene sempre quella tematica. Che potremmo dire invece del sabato, il lunedì o il martedì? C'è chi il martedì o il mercoledì e il giovedì cerca la festa che finisce e c'è chi cerca la festa che non finisce. Noi cerchiamo la festa che non finisce e tu che cosa cerchi? Ecco, allora non è che siamo scemi noi che preghiamo, noi che apparentemente cioè, stiamo qua crocifissi, un po' come Gesù, ma noi cerchiamo le cose belle più di quanto le cercano tanti altri, però le vogliamo eterne, le cose che non finiscono. E allora attraverso la preghiera, e la meditazione, possiamo capire il succo. Vedete questa cosa che sembra così un po' bizzarro, un po' strana, in Messico lo chiamano eh, con la cavezza e il pelo un pochettino strano, no? Questo qua alla fine ci ricorda la corona di spine di Gesù, attraverso la corona della preghiera eh, noi possiamo superare la corona di spine. Di cui parla Gesù nella parabola del seminatore per arrivare alla corona di gloria che è fatta di tante anime. E San Paolo dice voi miei fratelli, mia gioia e mia corona. Quindi la corona più bella è la festa senza fine. Una festa, come si dice in Messico che non zaccapa, si dice anche in siciliano così. Sì, no, è proprio è nostra quell'espressione. Quell grazie, <ride> grazie per questa tua precisazione. Di una festa che non finisce. Allora, eh, vuoi pregare con noi a casa tua o in chiesa? È questo progetto che parte proprio da noto che coinvolge la comunità che fa capo a Fra Volantino. Sono in distribuzione fra l'altro anche nelle chiese della città, ovunque troverete eh, questo De Plan. Ci sono tutte le informazioni utili per potersi mettere in contatto con loro. Non mi rimane altro che ringraziare Volantino, Sara, Teresa e Benedetta e darvi l'appuntamento per lunedì prossimo.